Se volete acquistare crediti, passate dal link in descrizione. Pagina Facebook, sono italiani economici, veloci e affidabili. Link in descrizione. E se vi servono PSN Card, Xbox Gift, oppure PlayStation Plus, oppure Xbox Gold, potete trovare il link qui in descrizione. G2A, sono veloci, sicuri e affidabili. Salve ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot. Io sono JavisPod dello staff di NMF. Benvenuti nella Player Review di Edin Zeko nella sua versione 86, ovvero la prima versione in form di questo giocatore. Prima di continuare vi invito a lasciare almeno 80 like o mi piace per questa carta e per questa review, a condividere questo video, a iscrivervi al nostro canale Telegram, a mettere mi piace alla nostra pagina Facebook, seguirci anche su Instagram e andare nella sezione community di questo canale dove posteremo sondaggi e post e altre cose ancora. Edin Zeko, vi dico già che non è veloce, 66 in carta, in game si sente ragazzi, è abbastanza lentino ma non è proprio un lumaccone tra virgolette. Come primo pro gli ho dato il controllo palla e come contro l'equilibrio. Entrambi questi valori fanno parte del dribbling e in generale è 78. Il controllo palla per me è ottimo, anche nello stretto. Il dribbling puro invece è discreto, l'agilità è un attimo da rivedere. L'equilibrio veramente scandaloso. Due stelle skill che per me ci stanno perché comunque si vede anche in game che non è un dribblatore chissà che. Come altro pro invece gli do il tiro, ma veramente tutto del tiro. Sia in aria, finalizzazione ottima, sia dalla distanza, tiro dalla distanza ottimo, anche avendo 75 in carta. Io ho visto 75 in carta, mi sono detto, ma veramente? Ma ragazzi, non sembra proprio, tira dei long shot potenti e precisi anche dalla distanza, anche a giro, anche pallonetto, ragazzi, davvero, wow, pazzesco. Si piazza bene in campo, nonostante il work rate non sia dei migliori, medio. E il tiro al volo anche secondo me è accettabile. Come altro pro le 4 stelle piede debole, perché anche di mancino tira e passa molto bene. Passaggio per me davvero interessante in questa carta, molti assist, benissimo secondo me i passaggi lunghi e corti, anche i cross sono secondo me accettabili. Precisione di testa per me è davvero interessante, perché comunque la sa colpire bene di testa ma salta poco. Infatti l'elevazione 68 in carta, in game si sente ragazzi. La forza fisica è secondo me passabile ma penalizzata tantissimo dall'equilibrio. La resistenza è discreta, comunque è un giocatore che non corre tantissimo in partita. Come tratti abbiamo riferimento centrale, specialità minaccia aerea e rapace. Io direi no riferimento centrale perché secondo me ci vuole un attaccante o degli attaccanti esterni veloci proprio per equilibrare un attimo l'attacco. Come alternativa vi dico Costa, Diego Costa, tra le icon Inzaghi 85, per me nella nazione non ce ne sono, nella Lega Icardi 86, dello stesso livello Falcao 86. Vi consiglio uno slintest che vada ad aumentargli la velocità assolutamente e l'equilibrio ragazzi, secondo me assolutamente anche questo. Come prezzo abbiamo all'incirca 35.000 crediti, è un prezzo diciamo giusto. 30.000, 35 ci sta ragazzi, ci sta comunque. Ed è una carta che vi consiglio di provare? Assolutamente sì, in Serie A fa il suo dovere, in una squadra completamente di Serie A, secondo me ci sta a pennello con Mertens attaccante oppure Dybala, ci stanno alla perfezione secondo me. Io l'ho provato come COC e come ATT, devo dire in entrambi i casi fa i gol e fa gli assist, quindi una nota positiva. E come voto gli ho dato un 8,5. È un giocatore che fa i gol, sa passarla, non è veloce, non sa dribblare benissimo, la colpisce bene di testa ma non salta, quindi in generale colpo di testa discreto. E comunque non è proprio un attaccante completissimo secondo me. È un attaccante che va provato ma affiancato da un altro attaccante esterno un po' più veloce secondo me. Questa è una mia opinione. Ditemi dunque cosa ne pensate di questa player review di questa carta. Lasciate un commento, un mi piace, una condivisione. Così vi spovi, saluto e vi ringrazio. Ciao belli.